Max, dopo quasi 3 ore di gioco, 10 set in 4 giorni, arriva la prima sconfitta stagionale. Iniziamo con una battuta. Abbiamo dei due tie-break perso quello giusto, probabilmente. Sì, cioè, sono due competizioni diverse, quindi io già purtroppo ho dimenticato la Supercoppa. Questo è un altro trofeo, quindi insomma, ci dispiace di aver perso. Abbiamo comunque lottato, disputato una buona gara, anche non lo so ora, perché poi stai in campo hai sensazioni diverse magari da quelle che poi sono in realtà. Forse non è stata una partita bella come quella di qualche giorno fa, c'era forse un po' di stanchezza, qualche errore di troppo, però sicuramente molto intensa. Insomma, dispiaciuti per il risultato, ma comunque sono contento per il modo in cui siamo rimasti in campo. Senti, da domani si volta pagina, martedì torneremo in palestra per preparare la difficile gara interna con Modena che viene da una sconfitta interna, quindi sarà in cerca di riscatto. Sì, viene da una sconfitta interna, io non lo sapevo, me lo dici tu adesso, ma un po' sempre la solita storia, diciamo che il campionato è difficile, che ci sono tante grandi squadre, poi no, magari se succede a noi si va subito in panico, quando succede alle altre ci rendiamo conto effettivamente dell'alto livello di questo campionato. Cambia poco comunque perché il valore di Modena è valore alto, altissimo. E quindi ci sarà un'altra partita molto molto complicata. Quando giochi Modena è piena di campioni, ma quando giochi contro Guantorena è sempre difficile. Io è un amico, un giocatore un ragazzo che stimo, un giocatore che mi piace tantissimo, quindi ecco, è sempre molto complicato affrontarli. Cercheremo di prepararli in questi 5-6 giorni e cercheremo di farci trovare pronti. Grazie Max.